Ciao a tutti, questa è la seconda sessione di Thousand Year Old Vampire. Io sono il dannato e continueremo a raccontare la storia di Nefer. Nefer è uno scriba, è nato a Waset, sotto il regno del faraone Merneptah in Egitto, circa, secondo il nostro calendario, nel 1200 a.C. È passato molto tempo da quando lo ritroviamo ora e è diventato un vampiro. Sono passati circa 1200 anni e molte cose non se le ricorda più e ha con sé alcuni oggetti che risalgono a molto tempo prima. Ha con sé una copia del libro della morte, scritto su dei papiri, una collana di ossidiana a forma di scorpione che gli è molto cara, uno scrigno di ricchezze, il suo diario, che prende la forma di un rotolo di papiro che scrive, e ha un altro papiro con un rituale per aprire la Duat, l'oltretomba secondo gli Egizi. Quindi Nefer fondamentalmente va in giro con uno scrigno di ricchezze e dei rotoli dei papiri. Lui sa leggere la lingua sacra, probabilmente uno dei pochi al mondo a saperlo fare, una lingua morta ormai. Sa anche scrivere i papiri. È in grado di sedurre le persone in modo quasi soprannaturale e nascondersi fra le ombre. Sa anche trasformarsi in serpente e da quando è diventato un vampiro ha occhi gialli con la pupilla verticale, come un rettile. Ha anche imparato a accettare l'ignoto, anche se non ancora provato a farlo, e sta iniziando a manifestare anche altri tratti serpentini, come delle fauci da serpente, anche se non ha mai provato a utilizzarle. Nel corso dei secoli si è unito ad alcune persone, altri immortali come lui e altri invece mortali, soprattutto immortali, perché in più di 1000 anni tutti quelli che conosceva quando era vivo sono morti, o quasi tutti. Uno infatti è Kazaik. Dice di essere il suo vecchio mentore scriba di Iside. Nefer non se lo ricorda. Kazaik è una mummia ora. Quando l'ha incontrato è una mummia che è animata. Dice di essere al servizio dei giudici della Duat e vuole distruggere il papiro con il rito per aprirla. Conosce anche Annek, anche se l'ha solo vista di sfuggita. È una vampira bellissima che ha incontrato ad Alessandria. Aveva lei i famigerati papiri su come aprire la Duat e sembra odiare Sutek, un altro immortale e vampiro come lui. È stato lui ad averlo maledetto. Lo ha scelto fra infiniti umani, o meno così ha detto. Gli piace contemplare Nefer. E a lui non dispiace. C'è qualcosa di misterioso in Sutek che lui non vuole dire. Si sa solo che odia Annek, vuole i papiri per sé. E Nefer, da quando ha accompagnato Sutek a rubare i papiri a Annek, li ha visti assalirsi. Da lì non li ha più visti. Potrebbero essere entrambi morti, potrebbero essere entrambi scappati. Non l'ha più incontrato. E le memorie di Nefer iniziano a sbiadire. Lui si ricorda di essere Nefer, di essere nato sotto il faraone Merneptah a Waset, di essere una promessa scriba e un sacerdote di Iside, ma non ricorda nulla, o quasi nulla, di quando era in vita, a parte Tceti, un ragazzo di cui forse era innamorato. Sicuramente Tceti era innamorato di Nefer. La collana di ossidiana che porta con lo scorpione gliel'ha regalata lui. L'ho fatto sentire molto a disagio perché sapeva che l'amore che provava verso di lui non era grande come quello corrisposto. Probabilmente Tceti è l'unica persona della sua vita a aver trovato un posto nella sua memoria. Dopo millenni è rimasto lì. Si ricorda di quando, nei primi anni in cui era stato trasformato in un vampiro,
Tegeti l'ha trovato in una grotta, nella grotta dove si riparava. Lo ha odiato per averlo abbandonato e lo ha tradito. Ha raccontato alle milizie di Wazet che un predatore che si nutriva di sangue era nascosto in quelle grotte. Se n'è dovuto andare con una donna, una sua servitrice, chiamata Rashida. Nefer però ha perdonato Tegeti. Sentiva in qualche modo di meritarsi questo tradimento. Ha anche visto dopo molto tempo Tegeti, ma ha capito che in realtà era solo un suo discendente, figlio di un figlio, e ha realizzato quindi che Tegeti lo aveva tradito sentimentalmente in qualche modo e per la rabbia ha ucciso questo ragazzo. È una cosa di cui si vergogna. Sente che ha provato una gelosia totalmente ingiustificabile. Eppure ha sentito veramente una grande rabbia. Quindi forse Tegeti per lui era importante, o era solo importante l'amore che provava per lui. Il fatto di sentirsi amato. Non si ricorda più di quando è stato trasformato da Sutek. O meglio, se lo ricorda perché lo ha scritto nel suo diario. Nel suo diario ha appunto annotato il momento in cui è stato trasformato. Questa cosa Nefer non se la ricorda, ma si fida del suo diario, lo ha scritto lui. È molto prezioso il suo diario. Se lo dovesse perdere, queste informazioni andrebbero perse per sempre. Da quanto c'è scritto sul suo diario, è stato trasformato dopo una festa nella sua casa, con un giardino, era ubriaco di birra. Questo straniero di nome Sutek lo ha portato in una caverna nel deserto e lo ha trasformato in un vampiro. All'inizio pare che Nefer non era affatto contento di questo. Avrebbe voluto svegliarsi come da un brutto sogno, ma leggendo ancora il suo diario, i primi anni da vampiro li ha passati in questa grotta fuori Wazet, nutrendosi di mercanti fra le dune. E a quanto pare nel diario si parla anche di Rashida, una sua servitrice, e pare che lei dica di entrare in comunione con Iside quando viene morsa. Non ha altro ricordo di questa donna, se non degli sprazzi, col fatto che, ad esempio, quando Tegeti lo ha trovato nella grotta, lei era con lui. Di Sutek però ricorda un incontro, dopo molto tempo, nella sua casa. Ha detto di voler passare l'eternità con lui. In qualche modo sembra che Nefer stia diventando sempre più simile a Sutek, anche a livello fisico. Sta iniziando a manifestare dei tratti da serpente, come questo vampiro che lo ha trasformato. Sutek in qualche modo preoccupa Nefer, è l'unica cosa che lo preoccupa davvero. E quando gli ha chiesto di aiutarlo a rubare i papiri a Anek, Nefer ha consentito, e questa cosa se la ricorda bene. Si ricorda appunto anche di averli studiati e dell'incontro con la mummia di Kazaik. Anche un ricordo abbastanza strano, un incontro fuori da Wazet in una grotta. Non sa bene dire quando è successa questa cosa, ma ha incontrato un eremita che in qualche modo gli ha detto di restare sempre aperto a ogni possibilità. Ha rivelato a questo eremita di essere un predatore immortale e questo vecchio non si è preoccupato molto. E quindi Nefer ha iniziato a riflettere sull'ignoto, lui ha sempre avuto paura di quello che non conosceva, dei problemi che potevano celarsi davanti a lui. Eppure ha visto questo vecchio accettare questa cosa impossibile con serenità. E accettare l'ignoto è qualcosa che vorrebbe imparare a fare anche lui. Non si ricorda molto di come ha passato i suoi millenni da vampiro, come ha fatto a nutrirsi di sangue, anche se sa che si nutre di sangue. Non si ricorda le persone che ha ucciso, che ha calpestato, da dove vengono quelle ricchezze.
Si ricorda solo che adesso è ad Alessandria. Si nutre di ubriachi trasformandosi in serpente ed è stato recentemente attaccato da un cacciatore di vampiri armato di simboli sacri scritti su papiro, nella lingua sacra che lui sa leggere. Pare che si facciano chiamare Minerviti. Li ha seguiti in un loro ritrovo e ha visto il loro capo. Si fa chiamare Marcius, è anche molto giovane, non sa come faccia ad avere queste conoscenze, quindi ha deciso di scappare da Alessandria. E possiamo quindi andare avanti con la storia di Nefer. Per andare avanti con la storia, quindi, estraggo un nuovo prompt. Noi siamo fermi al prompt 27, quindi innanzitutto vedo se usiamo uno classico o uno alternativo. Ne usiamo uno classico e si va avanti di 5 passi rispetto al 27. Allora, sono al prompt 32 che dice: hai tenuto un prigioniero. Chi è questa persona? Perché non ti nutri di lei? Crea un personaggio e crea una skill che è connessa al fatto che la stai tenendo prigioniera. Va bene. Aver rischiato di essere distrutto da un mortale mi ha molto scosso. È la prima volta che mi sono sentito realmente minacciato dopo tanto tempo che mi nutrivo trasformato in serpe. Alessandria non è più un posto sicuro. Forse non troverò mai un posto sicuro, soprattutto da solo. C'è quella mummia che vuole i miei papiri e questi cacciatori che vogliono distruggermi. Ho bisogno di qualcuno che mi protegga. Se solo ci fosse di nuovo Rashida. Mi ricordo vagamente, era una mia servitrice, mi ricordo di lei in una grotta, ma qua sul mio diario dice che lei, quando la mordevo, diceva di entrare in contatto con Iside. Forse posso usare questa cosa per avere un servitore. Devo andare via da qui. Mi sono allora appostato, trasformato in serpe, a guardare i marinai nel porto di Alessandria. Certe volte ce ne sono alcune che mi attraggono, forse mi ricordano di Tjeti, ce l'ho così vivido nella mia mente, o forse mi attraggono per il fatto di essere vivi e sento il loro sangue che pulsa nei loro muscoli dopo che hanno remato. Non lo so. Ma ho bisogno di qualcuno che conosca il mare per andarmene. Ne vedo uno, sembra giovane. Lo seguo, come una vipera, nel fosso vicino alla strada in salita della zona del porto di Alessandria. Va in una taverna. Inizia a bere della birra. A questo punto riprendo le mie sembianze. Entro anch'io in questa taverna. Mi ricordo il mio diario. Ero ubriaco quando Sutek mi ha avvicinato. E anche lui sembra essere abbastanza ubriaco. Mi sembra di fare la stessa cosa che ha fatto Sutek con me, avvicinare un giovane ubriaco perché ho bisogno di lui. Sutek aveva bisogno di me perché aveva bisogno di qualcuno con cui passare l'eternità. Anche se poi non l'ho mai più rivisto, ma forse l'eternità per lui significa qualcosa di diverso. Mi avvicino a questo giovane ragazzo, sento il suo sangue che pulsa, il battito è accelerato dall'alcol, dalla birra fermentata. Gli chiedo da dove viene. Si chiama Leandro, viene da Antiochia, una città molto importante dell'impero. Non ne ho mai sentito veramente parlare. Ho passato
molto tempo a studiare i papiri nella mia villa qui ad Alessandria. Mi dice che sembro uno straniero, sembro provenire da un posto lontano. Tebe non è molto lontana da qui, ma provengo davvero in un posto lontano, nel tempo però. Dico, io vorrei pagare un altro bicchiere di birra fermentata. Vado a prenderla e, senza farmi vedere, gli verso dentro un po' di veleno dal mio canino da serpente. Ho queste fauci retrattili, non le ho mai usate, ma dai denti da serpente esce un veleno verde, smeraldo, molto acceso. Si perde nella birra, glielo offro, lo beve. Sembra non notare il veleno, ma vedo che mi guarda in modo diverso, come se non riuscisse a levarmi gli occhi di dosso. Me ne vado. Devo fare molta attenzione, i miei abiti potrebbero essere ancora in giro, non posso passare il giorno nella mia villa. Ho trovato una casa abbandonata, vicino al porto, lì vicino. Passo il giorno lì, come una serpe nei legni rotti, come se stessi facendo un nido. La notte dopo ritorno nella taverna e lo rivedo, come se mi aspettasse. Ha dei occhi verdi che appena entro si fissano su di me. Mi piace il modo in cui mi guarda. Anche se mi inquieta, mi ricorda il modo in cui mi guardava Tjeti. Ripeto questa cosa del veleno. Glielo offro, lui lo beve. Sembra disposto a fare qualunque cosa per me. E questa cosa sembra più spaventarmi che rendermi felice o soddisfatto. Perché ho così paura di quello che sta provando per me? Tjeti era veramente innamorato di me, Leandro no. È come se stessi entrando nella sua mente come un veleno di serpente. Quello che sto facendo effettivamente. E la terza notte mi segue. È quello che volevo. Mi si avvicina. Mi abbraccia. Non mi posso nutrire di lui, mi serve in forza. Gli dico: so che faresti qualunque cosa per me. Ho bisogno che prendi una cassa. Devo mettermici dentro. E mi devi portare a Antiochia, dove vieni tu. Devi anche prendere uno scrigno, non puoi toccarlo, mio. È molto prezioso. Se fai come ti dico, potrai stare con me. È quello che vuoi, no? Lui freme. Sento il potere che esercito su di lui. Mi mette terribilmente a disagio, ma devo farlo per fuggire. E così, poco prima dell'alba, il cielo inizia a essere chiaro. Mi nasconde nella cassa e mi carica sulla nave. Lui controlla che nessuno si avvicini e mi porta ad Antiochia. Senza di lui non so come avrei fatto effettivamente. E i miei nerviti stavano setacciando la mia villa, li ho visti. Stavano distruggendo tutto. Ho fatto giusto in tempo a portare via i miei papiri e lo scrigno di ricchezze. Non ce ne sono rimaste molte. Eppure non riesco a smettere di pensare a quello che ho fatto a questo ragazzo. Come se gli avessi preso l'anima, la sua mente, la sua volontà. Però mi sembra felice, felice con me. Quindi è veramente sbagliato quello che gli ho fatto. Arriviamo ad Antiochia. È una grande città, quasi più grande di Alessandria. Piena di templi,
a dei che non conosco, a parte una, Minerva. Riconosco l'effigie a forma di civetta. Cerco di non guardarle, mentre Leandro mi fa strada. Lui conosce bene la città, è nato qui. Spero di poter stare ad Antiochia per un po', sperando di iniziare a accettare quello che avrò fatto da Leandro. Gli ho preso la vita, gli ho preso l'anima, però lo sto rendendo felice, esattamente come una bevanda intossicante ti rende ebbro per un po', non ti fa pensare ai problemi. E lui con i suoi occhi verdi si perde dentro di me e non ha problemi. Bene, quindi creo Leandro come personaggio. Quindi Leandro, marinaio di Antiochia, è un mio servitore, l'ho fatto innamorare di me col mio veleno. Creo poi una skill con la quale lo sto tenendo in cattività. Creo quindi veleno ipnotico. E a questo punto devo aggiungere questa nuova esperienza. Direi che mi dimentico del vecchio eremita che ho incontrato nella grotta, quindi libero la memoria 5. Anche se in qualche modo questo ricordo... No, preferisco non appuntarlo sul diario. Tengo dentro di me questa spinta ad accettare l'ignoto. Non saprò mai da dove viene. Quindi, la quinta memoria inizia con questa esperienza. Con il mio veleno ipnotico ho legato alla mia volontà Leandro, un giovane marinaio di Antiochia. Farebbe qualsiasi cosa per me. Mi ha aiutato a scappare da Alessandria e a trasferirmi ad Antiochia. Il potere che ho su di lui mi mette a disagio, ma lo rendo felice. E quindi posso andare avanti con un nuovo prompt. Vediamo di che tipo è ancora classico e va avanti di 6 numeri. Arrivo quindi al prompt 38. Il tuo intero essere diventa centrato nelle tue sensazioni e nella tua fame. Crea una skill che rappresenta la natura bestiale da vampiro e perdi una memoria esistente. Sono a Antiochia. È strano qui. Non ho mai visto edifici costruiti in questa maniera. Sono diversi da quelli in Egitto. Ci sono molti templi. Leandro mi ha ospitato in casa sua. Nessuno sospetta della presenza di un predatore della notte arrivato ad Antiochia. Non ne ho visti altri. Non ho visto neanche segni dei Minerviti. Forse sono rimasti ad Alessandria, dal resto Anneke e Sutte che li ho visti lì l'ultima volta. Eppure inizio a sentire molta fame. Da quanto tempo è che non mi nutro come si deve. Ho passato a nutrirmi nelle strade ciottolose di Alessandria, trasformato da serpente. Ho passato il tempo a studiare i papiri. In qualche modo prima sento che ne bevevo di più di sangue, oppure qualcosa dentro di me si sta muovendo. Mi spaventa tutto questo. Quando vado in giro di notte per le strade di Antiochia, a volte non vedo più delle persone. Vedo opportunità di nutrirmi. Vedo soltanto delle vene, dei grovigli di vene che si muovono, battiti di cuore, flussi sanguigni. Mi sento solo. Fortunatamente Leandro lo vedo ancora. Lo percepisco ancora come una persona. Mi sto iniziando a affezionare a lui. Mi fa sentire ancora umano. Eppure quando esco è come se stessi diventando
un predatore a sangue freddo. Una cosa diversa da un essere umano. Questa cosa mi fa molta paura. E ancora di più è che non ricordo più il mio nome. Non ricordo più chi sono. Non mi ricordo più da dove vengo. Sul diario non l'ho mai scritto. È come se avessi dato per scontato di non averne bisogno. Come faccio? Leandro non me lo sa dire. Ammetto che non me l'ha mai chiesto, ha sempre avuto in qualche modo forse timore a chiedermelo, non ne aveva bisogno, gli bastava guardarmi. E ora non ho più un nome. Non ho le forze di darmene uno. Mi faccio chiamare da Leandro il portatore di serpenti, o Fiukos nella sua lingua. Ogni volta che mi chiama così mi sento distante, mi sento un'altra cosa. Sento solo fame, voglia di bere, voglia di nutrirmi. Non posso diventare così. Forse Sutek ha provato le stesse cose ed è per questo che aveva bisogno di me. Capisco allora che cos'è di misterioso che aveva dentro di lui che mi spaventava. Forse era questo. Aveva paura di smettere di essere umano, di provare emozioni da essere umano, sentimenti, legami. E ha pensato che un compagno eterno lo potesse trattenere lì. Ne avrei bisogno anch'io. Forse Leandro può aiutarmi in questo. Lui lo vedo ancora sempre come una persona. Devo attaccarmi a lui, non posso perderlo. Bene, quindi ho perso una memoria che è chi sono. Non mi ricordo più che sono Nefer, né le mie origini, né che ero un apprendista scriba nato a Waset, sotto un faraone di un'antica dinastia. Non ha più significato per me e quindi perdo quella memoria. Devo poi creare una skill che rappresenta questa natura bestiale da vampiro e quindi direi distacco a sangue freddo. E quindi creo questa nuova esperienza. Allora, in realtà non devo per forza metterla in quella memoria libera, la posso legare alla quinta. Del resto è molto incentrata comunque sul rapporto con Leandro. Allora, sto diventando un essere freddo distaccato dagli esseri umani. Il legame con Leandro mi aiuta a sentirmi umano, non voglio perderlo. Ho anche dimenticato il mio nome, quindi l'ho cambiato in Ophiuchos, che è il portatore di serpenti. E ho specificato che il legame con Leandro mi fa sentire umano. A questo punto posso andare avanti con un nuovo prompt. Vediamo di che tipo. Classico. E va avanti di 5. Arrivo quindi al 43 che dice: nonostante i tuoi sforzi per mescolarti con la gente, ho dei modi di fare arcaici. Crea una risorsa basata su una skill che hai segnato che rifletta questo. Una notte Leandro è venuto da me in uno dei giardini di Antiochia, vicino alla cima della collina che domina la città, su cui ci sono i templi. Mi piace andare lì, di notte.
Leandro è arrivato con una tavoletta di legno coperta di cera, incisa con dei simboli. Me l'ha data. Io l'ho guardata, non sapevo cosa fossero. Mi ha detto che era una poesia per me. Non immaginavo che lui sapesse comporre delle poesie, ma non avevo idea di come leggerle. Gliel'ho detto, quindi non le so leggere. E mi sono reso conto di non saper leggere nessuno di quei simboli che vedevo in giro, incisi sulla pietra, sul metallo, tutte quelle tavolette che si passavano, i mercanti. A volte guardavo dei rotoli di pergamena o di papiro, anche se la fattura era molto diversa. Non so leggerli, non ho idea di cosa ci possa essere scritto, eppure per loro è così facile. È più facile di quando io studiavo per diventare scriba. Sembra che quasi tutti lo sappiano fare qua. Magari in modo più semplice. Questa cosa mi ha fatto sentire impotente. Ho provato nelle notti seguenti a avvicinarmi a uno studioso, a un negozio di testi molto pregiati. Gli ho chiesto se poteva insegnarmi a leggere. Nonostante tutti gli sforzi, non riesco. È come se per me è impossibile imparare una nuova lingua. È come se questa lingua scritta funzionasse in un modo così diverso da quella che so leggere e so scrivere. Non so da dove, non so da come. E la sua struttura mi impedisce di imparare. Mi sento ancora più distaccato. Devo averlo ucciso, il mio maestro. Il proprietario del negozio di papiri, sì, viene trovato dalla polizia di Antiochia, dai vigilantes. Non ha più sangue. Forse per via della frustrazione. Chiedo allora a Leandro di usare un po' delle mie ricchezze per comprarmi delle pergamene pregiate, dei pennelli per scrivere. Se non posso leggere e scrivere nella loro lingua, scriverò nella mia. Devo soltanto risvegliare quella memoria che è incisa dentro di me. Anche se non so chi me l'ha insegnato e quando, sono capace di farlo. Inoltre, i simboli sacri, i giudici della Duat rispondono quando gli scrivo. È pericoloso, sto passando molto tempo qua. Più tempo passo qui, più attiro l'attenzione, più i cadaveri iniziano a impilarsi uno sull'altro. Ogni volta che passo davanti al tempio di Minerva immagino che ci possa essere un Minervita nascosto dietro le colonne. Ho bisogno di protezione. Mi preparo dei sigilli. Dei sigilli di protezione. Sui papiri. Li so scrivere solo io. Non so come facessero ad averli i Minerviti quando hanno provato con quei sigilli a farmi del male. Forse qualcuno glielo ha insegnato, o li hanno rubati. È troppo complicato imparare a leggerli e a scriverli. L'ho visto quando Leandro ha provato a guardarli. Ne preparo un po'. Questi potrebbero aiutarmi quando ce ne sarà bisogno. E mentre li scrivo con il pennello, così diverso dalla mia memoria, la mia memoria muscolare, non riesco a non pensare a quante cose mi sto perdendo.
Sì, posso vivere in eterno, ma non posso più leggere. Tutti quei testi, tutti quei rotoli, è come se fossero polvere per me. Certo, posso chiedere a Leandro di leggermeli la notte. Fortunatamente lui sa leggere. È molto lento a leggerli, ma è l'unico modo. Sì, questo mi dà un po' di conforto, anche se mi fa sentire meno amato. Bene, allora creo quindi una risorsa basata su una skill che ho segnato. Io ho segnato scrivere papiri, quindi creo sigilli di protezione. E posso legare questa esperienza alla quarta memoria, perché del resto io l'ho creato per difendermi dai Minerviti. Quindi, mi rendo conto di non poter più imparare a leggere e scrivere nuove lingue moderne. Questo mi fa sentire meno amato, un tesoro di conoscenza che non posso avere. Con la conoscenza della lingua sacra creo sigilli di protezione contro i cacciatori. E quindi posso andare avanti con un nuovo prompt. Vediamo di che tipo. Classico. E vado indietro di 2. E arrivo al prompt 41. Il tuo corpo è ormai lontano da preoccupazioni umane. Perdi uno slot di memoria. Questo tempo sono qui all'Antiochia? Ci sono state rivolte, imperatori che si sono andati, venuti. Uno è anche vissuto qua. I templi iniziano ad andare in rovina. Una nuova religione si sta affermando. Una religione che beve il sangue. Come faccio io? È strano. Col passare degli anni mi sento sempre meno umano e a quanto pare gli umani stanno diventando sempre più simili a me. Sempre di più. Fanno questi rituali dove bevono il sangue, sempre di più. Ma a quanto pare è diventata l'unica religione qui. Quasi tutti lo sono, anche l'imperatore lo è. Perché mi preoccupavo così tanto di rimanere umano quando gli umani stanno diventando simili a me? Forse non è mai stato vero che ero diverso, ero meno umano perché li vedevo come delle prede. Loro si vedono ogni giorno come preda e si considerano tutti dei predatori. Io sono solo più efficiente, forse. Sì, avevo anche un servitore tempo fa. Ero un illuso a pensare che, stando affezionato a lui, potevo mantenermi umano. Sono discorsi che non hanno assolutamente senso. È morto da tempo. Non ne ho bisogno. Posso vivere in eterno da solo. Mi fanno anche abbastanza sorridere e provo c'è una sorta di imbarazzo nel guardarli. A volte mi fanno anche schifo prima di affondare le mie fauci nel loro collo. Quello che conta è solo il loro sangue e la loro vita. La vita che gli rubo. Sono tutti così insignificanti. Tutti nascono, soffrono così tanto. Si feriscono a vicenda, muoiono. Non c'è veramente niente per cui valga stare qua, forse. A parte il sapore del sangue. Quella è l'unica cosa che mi piace davvero. Questo posto, Antiochia,
Mi sembra uguale a tutti quelli dove sono stato, anche se mi si mischiano nella testa. Gli anni passano come battiti di ciglia, e litri di sangue scendono nella mia gola. Una sensazione di cui non mi stanco mai, l'unica sensazione di cui valga la pena vivere. Non mi interessa di loro. Possono vivere le loro vite insignificanti che durano un battito d'ali di un gabbiano. E io rimango qua a bere. Bene, quindi ho perso definitivamente uno slot di memoria. Direi che ho perso il quinto. Tutti i ricordi legati al quinto slot non hanno più senso per me. Chi era Leandro, il fatto che mi metteva a disagio, il potere che avevo su di lui, la paura di sentirmi distaccato dagli esseri umani, ho ceduto a questa cosa. E abbiamo anche stabilito che sono passati talmente tanti decenni che Leandro è morto, quindi lo cancello. Cancello anche Marzius perché è passato quantomeno 1 o 2 secoli, anche se i miei nerviti forse sono ancora in giro. A questo punto quindi ho perso completamente uno slot. Il quinto slot non c'è più e devo creare questa esperienza. Vado quindi a riempire il primo slot che era rimasto vuoto e, con la mia nuova identità fondamentalmente. Sono il portatore del serpente. Esisto per la sensazione di bere il sangue. Gli esseri umani e le loro vicende non mi interessano. Niente ha un senso. Tutti siamo prede e predatori. E con questo vado avanti con un altro prompt. Di che tipo? È classico. E vado indietro di uno. Quindi, prompt 40. Come ti nascondi quando dormi? Che precauzioni hai preso per nasconderti? Segna una skill e crea una risorsa. Puoi creare un servitore immortale se vuoi. Una casa non mi basta, è troppo pericoloso. Non posso fare in modo che uno di questi mortali mi trovi mentre dormo. Ho bisogno di più sicurezza, i miei glifi su papiro non bastano. Ho bisogno di un posto dove nessuno può andare, dove pochi letti possono andare. E ho iniziato a essere interessato a questa religione, di questi esseri umani che bevono il sangue come me. Si fanno chiamare cristiani in onore del loro fondatore, o meglio, della prima persona di cui hanno bevuto il sangue. Non me lo ricordo neanche chi è stata la prima persona di cui ho bevuto il sangue io. Non è importante. Mi pare che Antiochia sia un polo importante per questa religione. Un mortale, si fa chiamare patriarca. Pare ce ne siano cinque nell'impero. Uno ha sede qua, all'Antiochia, e ha una chiesa che assomiglia di più a un palazzo, dove solo lui può entrarci. Con mio veleno gli entro nella mente. Mi deve nascondere lì. Deve ubbidire a me. Lui dice di credere in un dio, ma il suo dio sono io. E mi venera ogni notte, portandomi vene fresche e nuove persone importanti. Dei vescovi di Antiochia. Gli faccio bere il mio veleno. Loro sono felici di tornare da me a berne altro. Sto infettando tutta la gerarchia. Loro dicono di credere in un dio, e il dio in cui credono è Elio Serpente, con gli occhi dorati, che striscia nel palazzo del patriarca di Antiochia. Lì non ho paura di dormire di giorno.
Nessuno potrebbe entrare. Nessuno conosce il segreto del patriarca, il segreto di Antiochia, che il portatore del serpente ha la sua dimora lì. Sono al sicuro così. Ho il mio nido da serpente. Ho il mio nutrimento, non devo neanche andare a prenderlo. Mi basta stare accovacciato lì, tra gli ori e i marmi e i decori del palazzo del patriarca. Mi portano delle vene ogni volta che ne voglio. Ogni volta che viene insignito un nuovo vescovo, gli faccio assaggiare il mio veleno e torna sempre da me, ne vuole altro. Vogliono contemplarmi, ma non glielo permetto. È troppo pericoloso. Solo il patriarca può. È giusto che si senta speciale, anche se non lo è veramente. Qui posso starci in eterno, a ingozzarmi di sangue. È l'unica cosa che vale la pena in questa esistenza. Quindi, devo segnare una skill. Direi che segno il veleno ipnotico, perché è il modo in cui sto fondamentalmente rendendo schiava tutta la gerarchia cristiana di Antiochia. La risorsa che creo è il controllo del patriarcato di Antiochia. Potrei creare un servitore mortale, ma non lo faccio perché ho stabilito che questa cosa va avanti per anni, decenni, ci sono un susseguirsi di patriarchi, vescovi. Immagino che non mi affeziona nessun servitore sopravvive per troppo tempo, quando perde la carica diventa inutile o muore di vecchiaia, per me non hanno veramente senso. E aggiungo questa esperienza alla prima memoria. Quindi, stabilisco il mio nido nel palazzo del patriarca di Antiochia, col mio veleno soggiogo tutta la chiesa di Antiochia, sono al sicuro qui. E quindi posso andare avanti con un nuovo prompt. Di che tipo è? È classico. E meno 1. Quindi vado nel prompt 39 che dice: il passare dei secoli ha danneggiato il tuo diario. Cancella 3 nomi dalle memorie contenuti nel tuo diario, iniziando da quelle più vecchie. Ok, questo allora lo faccio subito, perché mi serve per farmi guidare nell'esperienza. Quindi i primi tre nomi che incontro sono Sutek, Waset e Rashida. Sutek, che era il mio creatore, Waset è il nome della città dove sono nato, fondamentalmente è il nome egiziano di Tebe, e Rashida, che era il nome della mia prima servitrice. Sono rimasto nel palazzo del patriarca per molto tempo. Ogni tanto guardo le mie cose. Questa collana brucia quando ci penso. Cerco di non guardarla mai. Queste ricchezze ormai non valgono più così tanto rispetto al controllo che ho su questa gente. E poi i papiri. Rimangono quelli. Una copia del libro dei morti. Mi ricorda dove andrò alla fine di tutto questo. Rituale per aprire la Duat se dovessi se volessi andarci prima del tempo. Dei sigilli di protezione che ho creato quando pensavo di non farcela da solo. E poi c'è il mio diario. Si è rovinato molto. Si è bagnato per viaggi in mare. Si è spezzato. Non l'ho trattato con cura come gli altri oggetti. E ormai il linguaggio sacro in cui è scritto non si legge più. Faccio fatica a leggerci qualcosa.
Parla di come sono diventato così. Sono stato sedotto da uno straniero, ero ubriaco. Mi ha portato in un deserto e ho passato i primi anni di esistenza in delle grotte. Avevo una servitrice all'epoca, diceva di entrare in comunione con Iside quando la mordevo. Non conosco più questa gente. Non so più chi sono. Sono Ophiuchos, il portatore del serpente. Ha veramente importanza chi mi ha creato, perché mi ha creato questa servitrice che ho avuto, perché l'ho scritto nel diario. Chissà quanti ne ho avuti così. Perché ha meritato di trovare spazio in uno dei pochi oggetti che mi porto dietro. Provo quasi un senso di schifo nel leggere queste parole. Questo non sono io. Non lo sono più. Non so neanche come si chiamasse questa persona descritta qua dentro. Non il portatore del serpente. Ora sono un essere più perfetto, che si è raffinato con i decenni passati a nutrirsi di vita degli esseri umani. Eppure questo diario di papiro lo voglio comunque tenere. Mi ricorda l'essere imperfetto che ero un tempo. Allora, ho già cancellato i nomi dal diario e aggiungo l'esperienza alla memoria 1. Non ricordo più chi ero e da dove vengo. Leggendo i frammenti del mio diario, capisco di essere stato debole e imperfetto. Provo ribrezzo nel pensare a come ero in passato. Ora sono una versione perfezionata di me. E con questo posso andare avanti con un altro prompt, che è classico, e vado avanti di 5. Quindi, prompt 44. Un personaggio immortale che ho incontrato torna a reclamare un debito. Che cos'è? Come è cambiato? Lo pago. Volenterosamente. Se ho una memoria legata a questo personaggio, perdo due risorse. Se no, perdo tre risorse e segno una skill. Un'altra notte nel palazzo del patriarca. Sto aspettando che mi portino delle vene. Improvvisamente qualcosa si muove nell'ombra, dietro i tendaggi di seta rossa, preziosa. Mi avvicino. La stanza è illuminata solo dalla luce della luna piena. E poi dall'ombra avanza. Lo riconosco. È Sutek. Lui è come me, è immortale come me. Lo ricordo. Voleva passare l'eternità con me. Non so perché, ma mi sento attratto da lui. Eppure non è come me lo ricordo quando l'ho visto in quella casa, non so dove. Ha la pelle squamosa, completamente coperta di squame. Forse diventerò anch'io così nel tempo. Non mi interessa. Mi avvicino, gli accarezzo la guancia e lo bacio. Sento le sue labbra ruvide, scagliose. Lui rimane fermo, mi guarda e sorride. Gli scende una lacrima di veleno, verde smeraldo, come quello che faccio uscire dalle mie fauci per avvelenare i vescovi di Antiochia. Sutek mi dice: non ricordo quanto tempo è passato, ma sei bello come ti ricordavo, quando ti ho portato in quelle grotte. Non so di cosa sta parlando. Sì, mi ricordo di lui. Mi ricordo che
C'era qualcosa di misterioso dentro di lui che mi attraeva e mi respingeva contemporaneamente. Nel diario parlavo di qualcuno che mi ha portato nelle grotte. Forse quindi è lui? Il nome non si legge bene. Lui si avvicina. Le sue mani sono artigliate, come se al posto delle unghie avesse dei denti di serpente. E mi dice: Ho bisogno dei papiri. Quelli che avevamo preso ad Alessandria, ce li hai ancora, vero? Sembra fremere come un serpente che muove la coda a sonagli. Io guardo nella mia cassa, dico sì. Tra le monete antiche e i vasi d'argento, ho i papiri. Li tiro fuori, glieli porgo. Lui me li strappa via di mano, pungendole con le sue unghie, da cui esce un rivolo verde. Inizia a piangere, questa sostanza viscosa come veleno. Mi dice: con questi finalmente posso andarmene. Io mi avvicino, gli lecco la guancia, sento il veleno che mi brucia. È la prima volta dopo tanto tempo che sento dolore. La cosa mi piace, una sensazione nuova. Gli dico: non voglio che tu te ne vada. Sei come me tu. Lui scuote il capo e dice: no, non sono come te. A te piace stare qua. Si guarda in giro. Lo vedo dal posto in cui ti sei trovato. Anch'io forse ero come te in passato, non lo sono più, non siamo più uguali. Sono stanco. Devo andare nella Duat ora. Io rimango lì pietrificato. Io non sono pronto per seguirti. Non voglio che mi lasci solo. E Sutek sorride amaro e dice: lo sei sempre stato. Non ti ho mai fatto diventare come me per avere compagnia o per dartela. Ti ho buttato in una notte di solitudine eterna. Sono contento che tu ti ci trova bene. Io non so veramente cosa dire, Enrico. Non mi ci trovo bene. Pensavo di trovarmici bene, ma quando ti ho visto, ora con te mi sento in compagnia di qualcuno. Senza di te, ora ho imparato che cos'è la solitudine. Non farmi questo, ti prego. Su, però, hai i papiri in mano. E scuote il capo e dice: no, non posso. Non posso, non. Neanche per te posso stare qua. Io capisco che non c'è niente che posso dire per convincerlo a restare. Lui è la persona più importante della mia esistenza. Ricordo, sì, di essere stato innamorato di un essere umano in passato, ma che importanza ha? Lui è tutto per me. Mi ha dato l'eternità. E ora sta per buttarmi in un'eternità di solitudine. Ma non è crudele nel farlo. Sta soffrendo troppo. Mi avvicino, gli do un bacio sulla fronte. E ritorno nella mia cassa, tiro fuori un altro papiro, glielo porgo, dico: tieni, questo è il libro della morte. Ci sono spiegate le prove da superare nella Duat. Ne avrei bisogno per arrivare alla Pesa del Cuore. Spero di rivederti nei campi dei giunchi.
tra un'eternità passata nella notte. Lui stringe i papiri e dice: non mi rivedrai nei campi dei giunchi. Abituati alla solitudine, è meglio per te. Io grido: aspetta. Lui è sparito. È un'ombra nel muro. Sparisce come l'oscurità inghiottita dalla notte, fuori dalla finestra. Mi affaccio, guardo sotto, vedo la sua ombra che guizza sulla strada. Si perde. Chissà dove. Mi rannicchio sul mio letto di seta. Stringo forte i cuscini. Imprimo il suo volto bellissimo nella mia mente. Credo che passerò l'eternità a rimpiangerlo. Mi manca già ora. Quindi, visto che avevo una memoria connessa a lui, a Sutek, perdo solo due risorse, che sono una copia del libro della morte e i papiri con il rituale per aprire la Duat che ho consegnato a Sutek. Ho anche aggiunto dei dettagli su Sutek, fondamentalmente il nostro rapporto, e a questo punto devo aggiungere questa esperienza e mi trovo costretto a dimenticare di Tsheti. Peraltro non mi sento neanche di scriverlo sul diario. Ha perso completamente importanza, rimpiazzato da Sutek. Allora, consegno i papiri per entrare nella Duat a Sutek. Dice di essere stanco e di volersene andare. È l'unico essere per cui provo affetto, che sento uguale a me. Mi mancherà in eterno. Mi dice che è meglio che imparo a vivere in solitudine. Posso andare avanti quindi con un nuovo prompt, che è classico ed è più uno. Vado quindi al prompt 45. Il tuo corpo muta, presenta nuovi segni di corruzione e cambiamento. Quando noti per la prima volta questi segni, crea un nuovo marchio. Allora, ho iniziato a vagare per il palazzo di Antiochia. Ormai non so quanto tempo sono rimasto qui. Continuo a pensarci, a Sutek. Rivedo il suo sguardo, le sue lacrime di veleno. A un certo punto passo davanti a uno specchio, in uno dei corridoi del palazzo del patriarca. E mi vedo riflesso. Era da tantissimo che non mi vedevo riflesso e noto che il mio volto è coperto di scaglie, come quello di Sutek. Mi guardo le mani e la pelle si sta rompendo, sotto stanno comparendo delle scaglie giallognole con dei motivi neri, proprio come quelli di un serpente. Sorrido. Torno nelle mie stanze a contemplarle. Me le accarezzo. Sento che sto diventando sempre di più come lui, come Sutek. Chissà se è davvero entrato nella Duat e mi ha abbandonato per sempre. Forse mi sono venute perché ho leccato il suo veleno. Del resto anche le mie fauci mi sono venute da quando mi ha morso. Almeno è un modo che ho per ricordarmi ancora di più di lui. Voglio restare così, anche se molto probabilmente non potrò più avvicinarmi a un essere umano senza creargli disgusto, come sono stupidi, provare disgusto per un essere così meraviglioso. Passo tutte queste notti a contemplarmi, vedo le scaglie che spaccano la mia pelle e divento sempre più simile a lui.
È un modo per portarmelo sempre con me. Quindi creo un nuovo marchio. Scaglie al posto della pelle e creo una nuova esperienza. Quindi creo una esperienza connessa alla seconda memoria su Sutek, che è grazie al veleno di Sutek che ho bevuto divento più simile a un serpente coperto di scaglie. Sono felice, è un modo per portare il ricordo di Sutek sempre con me. Non mi importa se incuterò orrore negli esseri umani. E quindi posso andare avanti con un altro prompt. È un altro prompt classico. Ed è avanti di 8, un sacco. Prompt 53. Un personaggio mortale di cui mi fidavo, o un suo discendente, guida un gruppo di cacciatori. Quale segreto usano contro di te? Segna una skill. Le notti continuano sempre uguali. Aspetto che mi portano una vena. Questa volta qualcosa di diverso. Entra il patriarca con due giovani vene. Sento il loro cuore battere in modo stranamente controllato. E poi lo vedo. Lui, il patriarca, non so quanti ne sono passati ormai, sta portando al collo una moneta con su una civetta. Me lo ricordo, mi ricordo ad Alessandria, lontano da qui. I Minerviti portavano quel simbolo. Come hanno fatto a trovarmi? Qualcuno deve averglielo detto. Quindi esistono ancora e estraggono dei papiri e iniziano a leggerli e inizio a prendere fuoco e sto bruciando, sto per morire. Qualcuno deve essersi infiltrato nella chiesa di Antiochia. Hanno scoperto che la chiesa è controllata da un predatore della notte. Devo fare qualcosa. Mentre le mie scaglie stanno iniziando a bruciare, il mio corpo si allunga, la mia bocca diventa gigantesca e fuoriescono dei denti. Delle fauci da serpente velenose da cui sprizza veleno. Guizzo attorno a loro e gli stacco la testa a morsi uno dopo l'altro. Riesco a fare in modo che smettano di intonare quella litania, quei simboli sacri che mi scacciano, che mi danno fuoco. Il mio corpo a lungo ritorna normale e un sibilo fuoriesce dalla mia gola. Non sono più al sicuro qua. Me ne devo andare. I Minerviti quindi esistono ancora. Non so neanche come sia fatto il mondo all'esterno, ma torneranno. Sanno che c'è un predatore qua, sanno anche come fermarmi. Hanno gli incantesimi sacri scritti nella mia antica lingua. Mi importa qualcosa di tutto questo? Non sono degli esseri insignificanti come pensavo. Bastava che entrassero di giorno e mi avrebbero trovato addormentato e mi avrebbero distrutto. Sono insignificante anch'io, forse, quindi. Devo scappare da qua. Del resto, non so di chi fidarmi del patriarcato. Magari i gradi più bassi, loro sicuramente non sono stati avvisati, sono troppi. Un vescovo,
gli ho fatto bere il veleno. Ubbidirà qualunque cosa gli chiedo per compiacermi. Deve farmi andare via ad Antiochia. In un'altra parte dell'impero, se c'è ancora. Non so cosa c'è fuori e io non so leggere la loro lingua. Devo imbarcarmi al più presto. Devo andare via da qua. Sono solo un serpente, un portatore di serpente. Non sono un essere importante, meraviglioso e superiore. Siamo tutti uguali, tutti prede di qualcosa, in un ciclo eterno di un serpente che si morde la coda di prede predatori. Penso a questo mentre mi scortano con il vescovo, ammantato da dei lunghi mantelli e cappuccio nero per non far vedere le scaglie. Vado via da qui, non tornerò più a Antiochia, è troppo pericoloso. I miei nerviti sanno dove cercare, sanno che sono connesso al patriarcato. Devo inventarmi di nuovo, trovare un altro rifugio, un altro nido, mentre salpo dal porto di Antiochia. Bene, quindi devo segnare una skill, quindi segno Fauci da serpente e creo un'esperienza legata all'ultima memoria, la quarta. L'esperienza è: i miei nerviti mi hanno stanato nel palazzo del patriarca, sanno che controllo tutta la chiesa di Antiochia. Grazie ai miei servitori scappo salpando dal porto. Non sono immortale o superiore ai mortali. Siamo tutti prede e predatori a turno. E quindi posso fare un nuovo prompt. È un prompt classico e vado avanti di 3. Quindi, prompt 56. Inizio a costruire qualcosa che confonde i mortali attorno a me, che non capiscono. Dai giusto un indizio sul suo scopo. Perdi una risorsa e guadagni la skill visionario. Mi sono fatto condurre dai miei servitori legati alla chiesa di Antiochia a Roma. Dicono che da qualche decennio è stata bruciata e assalita e depredata dai Normanni. Siamo circa, per loro è qualche decennio oltre l'anno 1000, anni che per me non hanno significato. Quanto tempo è passato davvero ad Antiochia? In ogni caso, stare in una grande città appena depredata dà un sacco di occasioni per nascondermi e ricominciare da capo. E poi ci sono i miei servitori connessi alla chiesa di Antiochia, anche se non lo devono dire a nessuno. I miei nerviti potrebbero collegare loro a me e trovarmi. E ho visto che hanno i metodi per distruggermi. Non posso stare qua. Ho bisogno di un posto dove stare. E un posto dove potermi ricongiungere con lui, con Sutek. Ho con me i miei scrigni di ricchezze. Li faccio vendere dai miei servitori. Riescono a prendere un gran capitale. A quanto pare sono molto molto preziose. Ho bisogno di costruire un portale per ricongiungermi con Sutek. Una piramide. Ho questa immagine nella testa. Utilizzo i capitali per fondare una gilda di costruttori.
di tagliatori di pietre o di massoni. I servitori della chiesa di Antiochia controlleranno le operazioni di nascosto, infiltrati nella gilda, e fanno in modo che io sia protetto. Non hanno idea di cosa serva questa cosa, di perché abbia una forma così bizzarra. Che non c'entra nulla con l'architettura della città, una piramide in mezzo ai ruderi della città depredata dai normanni qualche decennio prima. Sì, ci sono molti cantieri, almeno questo non dà nell'occhio, ma le forme, le linee oblique non c'entrano veramente niente con le altre costruzioni. Devo stare attento a non dare nell'occhio. Sarebbe il primo posto dove i minerviti potrebbero guardare. Fortunatamente i miei servitori mi proteggono. La gilda di tagliapietre lavora bene. Gli faccio avere i progetti scritti su del papiro che mi faccio importare dall'Egitto. In qualche modo scrivere sul papiro mi risveglia la mia memoria muscolare, mi aiuta a concentrarmi. Non osano chiedere. Ogni tanto un giovane tagliapietre sparisce. Ho sempre bisogno di nutrirmi, anche se mi nutro sempre un po' di meno. Devo mantenere un profilo basso, fino a che la piramide non sarà completata. Perdo quindi una risorsa, che è lo scrigno di ricchezze. E guadagno la skill visionario. Devo poi creare questa esperienza. Dunque, devo liberare una memoria perché non ho più tanti slot, no, uno in meno peraltro perché il mio corpo si sta deteriorando sempre di più. E decido di scrivere nel mio diario papiro, ci inserisco anche la terza memoria. Visto che parla di Sutek, per me è molto importante tenerla scritta da qualche parte. Per adesso ricordo il suo volto, ricordo che è l'unica essere per cui provo affetto, ma inizio a dimenticarmi l'incontro che ho avuto con lui tanto tempo fa, che era misterioso, che l'ho aiutato a prendere i papiri per la Duat e che una mummia li rivoleva. Però sono informazioni importanti e è il caso che me le scriva, quindi le sposto nel mio diario. Che quindi occupa il secondo slot libero del diario su 4. Quindi, i miei servitori, tramite le mie ricchezze, fondano una gilda di massoni a Roma. Iniziano a costruire una piramide, un portale per la Duat. Sono in trepidante attesa di ricongiungermi con Sutek. Quindi posso estrarre un nuovo prompt. Un altro prompt classico. Ed è 0, quindi rimango lì. Quindi leggo la seconda entry del 56. I mortali provano a prevenire la realizzazione della mia visione. Segna una skill per prevenire questa cosa. Che crimini orrendi commetti per proteggere la tua costruzione? La costruzione della piramide continua. Fino a quando una notte un mio servitore mi avvisa che non possono più andare avanti con la costruzione. Sono urtato da questa informazione e chiedo come mai. Mi dice che è stata emessa una bolla papale dal Papa della Chiesa Romana d'Occidente. Dice che questa costruzione è pagana e i templi pagani sono proibiti. La devono smantellare. Non posso permettere questo. Il portale per la Duat è l'unico modo che ho per ricongiungermi con Sutek. Non possono distruggerlo. Il Papa vuole questo perché ha paura del loro Dio di cui bevono il sangue, che venga eclissato da un altro Dio. O da altri dei molto più antichi che vivono nelle profondità, nell'oltretomba, che li giudicheranno,
quando muoiono. La paura di questo non posso permetterlo. E divento di ombra e entro nel palazzo del Papa. Lui non se lo aspetta, non si aspetta che il portatore di serpente lo farà andare nella duat prima del tempo. Gli stacco la testa con un morso. C'è un gran subbuglio le notti dopo. Il Papa è stato assassinato in un modo così brutale e nessuno se n'è accorto. Non mi interessa. La costruzione della piramide deve proseguire. La milizia inizia a investigare su questa morte mentre una nuova elezione di un nuovo papa inizia. Tutta questa cosa deve finire. Questi mortali non capiscono. Ne eleggeranno un altro di papa e quest'altro papa vorrà proteggere il loro dio che perde sangue. Devo distruggere questa cosa dall'interno. Devo fare in modo che venga eletto un mio servitore come papa. Non è difficile. Mi basta dare ai miei servitori delle piccole boccette con dentro il mio veleno. Le fanno bere agli arcivescovi che si riuniscono nel palazzo a Roma per l'elezione del nuovo Papa. Con questo loro sono schiavi della mia volontà. La loro anima è mia, posso farci quello che voglio. Chiedo loro di votare per un servitore. O forse potrei fare in modo che votino per me. Non posso farmi vedere da loro, è un'idea stupida. Sì, devono votare per uno dei miei servitori dell'antico patriarcato di Antiochia, così si fanno ancora chiamare, della gilda dei massoni che ho fondato io. E lui approverà la costruzione di templi di altre religioni. Andrà così. Ho deciso così. Non mi interessa giocare con la loro volontà. Non se la meritano. Non sanno cosa farsene. L'hanno usata per delle cose così stupide, per preservare una purezza di un dio che io c'ero quando loro hanno bevuto per la prima volta il sangue. Non sanno cosa c'era prima, i giudici dell'oltretomba, non potrei insegnarglielo, potrei fargli del bene così. Se finissi la piramide, potrebbe essere l'ultimo gesto per portare un po' di ordine su questa terra, a queste persone mortali, prima di andare nella duat da mio Sutek. Bene, quindi ho segnato distacco e sangue freddo e aggiungo una nuova esperienza alla terza memoria. Il Papa emette una bolla per bloccare la costruzione della piramide e lo devo fermare. Entrando nella sua stanza lo uccido e tramite il mio veleno faccio in modo che venga eletto un mio servitore dell'antica chiesa di Antiochia e un mio massone. Il nuovo Papa permette la costruzione di templi di altre religioni. Quando la piramide sarà ultimata, insegnerò ai mortali l'antico culto dei giudici della Duat, un ultimo gesto di compassione per delle creature mortali. E quindi posso andare avanti con un altro prompt. Altro classico, ed è 4. Prompt 60. Segna una skill per evitare di essere arrestato come un criminale. Cosa è successo? Chi è stato arrestato al tuo posto? Crea un personaggio mortale se necessario.
Mentre riprendono le costruzioni della piramide, ho iniziato a diffondere il culto dei giudici Tlaloc. I miei servitori devono sapere la verità, devono essere i primi. Poi, quando la piramide sarà pronta, da lì il culto si potrà diffondere. E ci sono dei servitori che sono più vicini a me. Gli faccio bere il mio veleno, ma non troppo. E quando li mordo piano. E riescono a vedere qualcosa. Loro dicono di vedere il paradiso dal di là. Così posso iniziare a spiegargli che quella in realtà è il giardino dei giunchi. È la fine della Duat. Ce n'è uno in particolare che sembra essere molto ricettivo sui miei insegnamenti. Si chiama Arnaldus. Viene da una piccola cittadina nel nord della penisola. Lui potrebbe diventare il mio profeta. Non ha timore di vedere le mie scaglie. È entrato a far parte del mio culto dell'antica chiesa di Antiochia. Si chiama ancora così. Gli ho spiegato i nomi dei giudici, le prove che si passano nella Duat, la pesa del cuore. Come fare a avere un cuore leggero? E così ha iniziato a predicare. Ha capito che non può rivelare queste cose a questi mortali. Sono troppo abituati a vedere il mondo con gli occhi del loro Dio sanguinante. Ho iniziato a dirgli di introdurre la buona dottrina, mascherandola con le parole del loro Dio. Una vita fatta di morigeratezza e pensando solo alla vita nell'aldilà. Qualcuno deve sapere che ci sono qua a Roma, è l'unica spiegazione. Forse i minerviti mi hanno trovato. Ma il mio rifugio è stato messo a soqquadro. I miei servitori mi hanno portato via in tempo, mentre dormivo di giorno. Mi sono risvegliato in una catacomba. Mi hanno spiegato che sono venuti con delle torce, con dei papiri. Mi stanno cercando. Sanno che il portatore del serpente, che Ophiuchus, è a Roma. Il mio progetto, la mia piramide, rischia di non vedere mai la luce, e senza di essa anche il portale per la Duat. E non potrò riabbracciare Sutek. Non posso permetterlo. Loro non si fermeranno finché non mi avranno trovato, ma non sanno che aspetto ho. È passato troppo tempo, non possono essere gli stessi che ho incontrato ad Alessandria, sicuramente no. Insegnare ad Arnaldus la dottrina dei giudici della Duat è stata una buona idea. Si vede che riesco a pensare a lungo termine. Vivere per tutto questo tempo mi fa capire che il tempo è una cosa che va vista sotto un'altra prospettiva. Devo dare la colpa a lui. Devo fare chiedere ai Minerviti che lui è il predatore. Del resto lui ha delle conoscenze che non dovrebbe avere. Mi basta soltanto pagare alcuni dei miei servitori, di far girare la voce che Arnaldus è stato visto bere il sangue, di
giovani tagliapietre. Ci mettono poco. La polizia romana lo porta via. A quanto pare, addirittura il Papa emette una dichiarazione dove viene dichiarato eretico e viene impiccato per aver sparso una falsa dottrina, anche se non viene veramente collegata ai giudici della Duat. Ci sono andato molto vicino. È una fortuna avere dei servitori che mettono la mia esistenza prima della loro. È un peccato per Arnaldus. Speravo che potesse diventare lui il primo sacerdote del nuovo culto dentro la piramide. Quindi, segno visionario e creo comunque il personaggio di Arnaldus, anche se è stato eseguito come eretico. Arnaldus, mio servitore, gli ho insegnato il culto dei giudici della Duat, viene processato per eresia e fatto impiccare. E creo quindi questa nuova esperienza. Prima però libero il mio quarto slot di memoria, ricopiando quello che so dei Minerviti, dove li ho trovati la prima volta, del fatto che conoscono i simboli sacri per famiglie del male, e di come mi hanno stanato nel palazzo del patriarca. Lo sposto quindi nel mio terzo e penultimo slot del diario. L'esperienza dice: inizio a insegnare il culto dei giudici della Duat ai miei servitori. Dei cacciatori Minerviti hanno scoperto che c'è un predatore della notte a Roma e trovano il mio rifugio. I miei servitori mi salvano, ma per far sparire le mie tracce faccio credere loro che Arnaldus, il più promettente dei miei servitori, sia un predatore. Viene condannato dal Papa per eresia e fatto impiccare. Mi sento grato di avere dei servitori che mettano la mia esistenza prima della loro, eppure non lo farebbero mai senza il mio veleno, quindi è tutto merito mio. Posso estrarre quindi un altro prompt classico ed è 9. Molto avanti quindi. Prompt 69. Allora, creo un legame con un antico nemico, un legame creato su un passato che avete in comune, trovando questo personaggio più comprensibile di questo mondo moderno. Segna una skill. Diventate amici. Condividete una risorsa e quindi guadagni una risorsa che è condivisa con te. Ci sono andato troppo vicino prima. Devo lasciare passare del tempo. Devo insabbiare la costruzione della piramide. Faccio costruire dei cantieri attorno, dei palazzi attorno per nasconderla. Andrò avanti quando sono passati dei decenni, forse, in modo che i Minerviti smettano di cercarmi e credano di aver davvero ucciso il predatore qua a Roma. Eppure una notte di luna piena nelle catacombe dove ormai sto, viene a farmi visita una figura che avevo visto molto tempo fa, anche se non ho idea di chi sia. È una donna. La pelle è bianca, sembra un cadavere. Si presenta come Annek. Dice di avermi visto di sfuggita ad Alessandria. Quando dice quel nome, me lo ricordo. C'è scritto nei miei diari. I papiri che ho dato a Sutek sono suoi, quindi. La luce della luna entra nelle catacombe mentre lei scende. È affascinante e tanto bella quanto mortale. Dice di rivolgerle indietro. E io dico:
Non ce li ho io, li ho dati a Sutek. Deve aver aperto un portale per tornare nella Duat. Lei sembra più dispiaciuta che altro. Avrei voluto salutarlo un'ultima volta, dice lei. Sì, le dico, è una gioia che ho avuto io. Mi spiace che tu non ci sia riuscita. Mi rendo conto che abbiamo in comune molte più cose di quello che pensavo. Non so perché si è scontrata con Sutek. A quanto leggo dal mio diario, ho aiutato Sutek a rubarle i papiri che ha autorizzato lui per aprire il portale per Aduato. Così credo almeno. L'ultima volta che l'ho vista, a quanto pare, forse l'unica, si stava scontrando con lui. Mi spiega che non glieli voleva dare. Sapeva che li avrebbe usati per lasciare questa esistenza e non glielo poteva permettere. Quindi anche tu, Annek, eri legata a lui? Sì. Mi faceva sentire meno sola. Mi sento capito per la prima volta. Sì, è una sensazione che provo anch'io. Forse potremmo stare soli assieme. Lei si guarda in giro nella catacomba dove riposo di solito e dice: perché stai in questo posto? Io rispondo, ho paura dei Minerviti. Per poco non mi distruggevano. È già successo varie volte. E dice, ho un palazzo, dentro Roma. Mi nascondo lì. È di una famiglia nobile. Loro pensano sì, che io sia una matrona della famiglia. Quando qualcuno è abbastanza vecchio da capire che non è invecchio, gli cancello la memoria. Io sono rapito dalle parole di Annek perché sì, è quello che faccio anche io. Cerchiamo di sopravvivere giocando con la mente dei mortali. Lei però vive in mezzo loro, si finge una mortale. Lei del resto non è coperta di scaglie come me. E mi spiega che può, anzi, assumere l'aspetto di una mortale. La pelle bianca diventa rosata. E il suo aspetto l'aiuta molto a navigare per la società nobile di Roma. Si offre di nascondermi nel suo palazzo. Dice anche che non si fa chiamare più Annek, ma Anna Chiara. Io posso vivere nelle ombre del suo palazzo. Ci possiamo nutrire insieme. E sì, possiamo essere soli assieme in questa eternità. Per la prima volta mi sembra di trovare un senso, che non sia solo lasciare questa esistenza per andare nel giardino dei giunchi. Potrei stare qua ancora un po', solo in compagnia di Anna Chiara. Quindi aggiorno Annek che diventa Anna Chiara e la risorsa che condividiamo è un palazzo nobiliare a Roma. Quindi aggiornato Anna Chiara e il palazzo nobiliare a Roma è una risorsa statica perché è a Roma, chiaramente. Quindi se dovessi abbandonare Roma la perderei automaticamente. E devo aggiungere questa esperienza. Direi che mi scordo della memoria 4, avevo iniziato a insegnare il culto dei giudici ai miei servitori, ma è troppo pericoloso, ho dovuto terminare, mettere in pausa la costruzione della piramide, quindi tutto quella,
quella parentesi di Hernandus è dimenticata, non me ne faccio nulla nella mia testa e la sostituisco con questo incontro con Anna Chiara. Annex si fa viva a Roma, ora si fa chiamare Anna Chiara, anche lei era affezionata a Sutek, si spaccia per matrona di una famiglia nobiliare romana. Capisco che abbiamo in comune molte cose e mi invita a passare l'esistenza nel palazzo con lei. Passeremo l'eternità da soli, insieme. Posso quindi andare avanti con un altro prompt, che è classico ed è più 3. Prompt 72 dice: vieni catturato e distrutto. Cosa è successo? Poi il gioco è finito. Mi trasferisco nel palazzo di Anna Chiara. Passano i decenni. Un secolo forse. Entro. La città passa un periodo di rinascita culturale. Siamo attorno al 1500. Non so neanche quanto tempo sia passato. Quanto tempo è che sono vivo? Passo le notti con lei. Ormai la costruzione della piramide è un ricordo lontano. I miei servitori è da tanto che non li vedo, non mi faccio sentire. Il loro culto per la mia figura, per il portatore del serpente, va avanti. Ci sono generazioni intere che sono passate e non mi hanno mai visto. Credono però che esisto, hanno ragione. Sanno che tornerò, darò loro la ricompensa, li porterò nell'oltretomba. Sono sempre di meno, non mi interessa. Anna Chiara rende la mia esistenza sopportabile. A volte passiamo le nottate a non parlare, ci fissiamo e basta, come se ci specchiassimo uno dentro l'altro. Lei con la pelle liscia, bellissima, io con la pelle squamosa e gli occhi gialli da serpente. Ormai sono anni che io vivo nell'ombra del palazzo. Esco solo ogni tanto quando lei entra nella mia stanza. Non ci parliamo neanche più, non c'è bisogno. Era come abbiamo detto, no? Soli per l'eternità, insieme. Ci fissiamo, come se potessimo vedere l'anima una dell'altra, o forse è la stessa cosa. Quando guardo lei, riesco a vedere me stesso. Il mio tormento, o l'accettazione del tormento. Forse non rivedrò veramente mai Sutek. Non ho voglia di espormi, di andare dai miei servitori a rivelarmi, di completare la piramide, che ormai è rimasta seppellita chissà dove, tra i nuovi palazzi. Mi basta stare lì, a contemplare l'anima di Anna Chiara, la mia anima, come uno specchio. E poi una notte è andato fuoco al palazzo. Non so se hanno seguito me, se hanno visto la mia forma, il mio aspetto coperto di squame, o se è stato un passo falso di Anna Chiara. I Minerviti ci hanno trovato. Hanno ucciso tutta la famiglia di discendenti di Anna Chiara. Non erano veramente suoi discendenti, ma portavano lo stesso cognome familiare. Del resto, sì, erano suoi servitori. Il palazzo va a fuoco. Non c'è nessun posto dove posso scappare. Sono troppo lento. Intontito dai decenni passati a fissarla, a guardarmi riflesso dentro di lei. Vedo lei che cerca di scappare, un cacciatore minervita la afferra recitando le parole sui papiri sacri e sparisce incendiata. Sono
So che io sono il prossimo. Sono nascosto nelle ombre, ma il prezzo va a fuoco. Sono solo. Lo sono sempre stato. Anche con Anna Chiara, sì, eravamo soli assieme. Solo con Sutek non lo ero. Quei pochi minuti che ho passato con lui. Millenni che sono su questa terra e gli unici minuti degni di essere vissuti sono così pochi. L'ultima cosa che penso prima di essere avvolto dalle fiamme è il suo volto. Il volto di Sutek. I miei diari vanno in fumo. Il mio corpo diventa un serpente gigantesco, grosso come tutta la stanza, arrotolato su se stesso. Cerco di fuggire, ma i sigilli mi bloccano e le mie squame iniziano a sciogliersi. Andrò nel giardino dei giunchi, affronterò i giudici della Duat. Il mio cuore verrà pesato. Non ho più un cuore. Si sta sciogliendo, squamando. Sarò solo cenere al vento. E prima che diventi tutto nero, prima che i millenni della mia esistenza spariscano come polvere di sabbia nel deserto, ripenso ancora una volta al suo volto. Se il mio diario dice la verità, è lui che mi ha portato in questa esistenza. Un'esistenza che alla fine è durata pochi minuti. Quel bacio che gli ho dato sulla fronte. Non ho vissuto per l'eternità, ho vissuto per qualche minuto. E pensando a queste cose brucio, divento polvere e cenere, il portatore di serpenti non c'è più. E con questo si conclude questa storia di Thousand Year Old Vampire. La storia di Nefer, che poi è diventato Ofiuco, il portatore del serpente. È nato a Tebe nel 1200 a.C. È stato catturato e distrutto circa nel Rinascimento, qualche decennio del 1500, a Roma. Così si conclude il suo diario, il diario di Nefer. E spero vi sia piaciuto ascoltare questa storia che ha parlato di un'eternità che è durata un minuto, di un amore forse sbagliato, ma che ha dato il senso a un'esistenza durata 3.000 anni. Una storia di memorie, alcune importanti, altre meno, e del susseguirsi delle epoche, sangue bevuto, sangue sparso, risorse pagate e vite dimenticate. Io sono il dannato e ci vediamo la prossima volta. Grazie.